è stato arrestato insieme ad altri 23 nell'operazione Don't Touch condotta dalla squadra mobile di Latina. Nathan Altomare è tornato ad essere un uomo libero, così come deciso dal riesame. Per lui l'accusa potrebbe essere derubricata da estorsione ad esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il fisioterapista da uomo libero spiega le sue ragioni in una conferenza stampa che inizia con il racconto del rapporto che lo lega a Gianluca Tuma, per cui il riesame ha confermato il carcere. Credo di essere stato vittima di una grandissima ingiustizia, questo sì. Non si danno colpa a nessuno di questo, perché tutti possono sbagliare. Errare è umano, perseverare è diabolico. Il giudice Cario non ha ritenuto opportuno applicare questa cosa. A ieri piangevo su questa cosa, ad oggi lo ringrazio perché così almeno il riesame, invece di darmi i domiciliari, finalmente mi ha messo a piede libero. E ha reso giustizia per quanto mi riguarda sulla mia vicenda. Non so da dove iniziare sul Fabio Menna, perché capisco la fragilità che c'è in una famiglia dove c'è una bambina disabile, ma da lì a calunniare e diffamare una persona tanto da poterla mandare in carcere, insomma, ce ne passa. Abbiamo prodotto innumerevoli prove ai PM dove la dimostrazione che Nathan Altomare lavorava lì dal 2008 in poi era evidente. Nella conferenza stampa Nathan Altomare ha parlato anche dei suoi rapporti con la politica puntina. Era stato tirato in ballo infatti più volte per aver intessuto rapporti tendenziosi che ovviamente rigetta il mittente. Tiero è un amico. Allora, Tiero è un amico. Tiero è un amico, lo ha detto lui. A Nathan mi lega un'amicizia. Ci tengo a dire che lo considero ancora mio amico. Con lui non c'erano e non ci sono rapporti politici. Moscardelli, Nathan non ha mai preso parte ad alcuna riunione privata o assemblea pubblica del PD Pontino. È vero. Moscardelli è un amico? Per me sì. Enrico Forte è un amico? Per me sì, l'ho incontrato anche ieri. Fazzone non ci riesco a parlare fondane, quindi non comment su Fazzone. Perché? Perché aspetto dopo Natale e dopo gli parlo a Fazzone. E a parte la gag, ma che vi devo dire di Fazzone? Perché questo timore di Fazzone? No, ma non è timore, oh! Il timore di Fazzone no. Però dire che Fazzone dice che mi ha visto una volta sola, penso che potete incontrare qualsiasi persona per Latina e vi dirà che non è vero, no? Infatti non